Accidenti. Buonasera. Buonasera. Scusi, non volevo spaventarla. Ha fatto tardi anche lei, vero? Io non pensavo che i saldi fossero un simile campo di battaglia. Mai frapporsi fra una donna e l'ultimo paio di décolleté. Se a fronte avessimo scritto la parola saldi, avremmo sicuramente vinto la guerra. Le faccio strada. Grazie. Lei ha le chiavi, vero? Stavo per chiederle la stessa cosa. Beh, allora, fra una mezz'ora passa il mitronotte. Temo che dovrà sopportare la mia presenza ancora per un po'. Sarà felice. Sarò contenta di non essere da sola in questa situazione. Lei non è di Milano, vero? No, io sono nata a Venezia. Ah, Venezia! Bellissima città. E da quanto tempo è qua a Milano? Viaggiate spesso lei, sua moglie? No, no, no. Sa, manca il tempo, poi il lavoro, i figli, ecco, Certo, capisco benissimo. lei è sposata? Io no. No. Sa, c'è un ponte a Venezia, se non mi ricordo il nome. Venezia è piena di ponti. Sì, però è proprio dietro Piazza San Marco. Ah, ma sì, è famosissimo, non può non conoscerlo. Il ponte dei sospiri, degli innamorati. Ah, certo, i molti cadono nell'equivoco. Non è il ponte degli innamorati? In realtà, a sospirare non sono gli innamorati, ma i condannati. Perché sanno che una volta attraversato quel ponte non verranno più la luce del sole. C'è differenza? A volte alcuni amori sono più pesanti delle catene.